amici, oggi andremo a preparare tre tipi di hamburger differenti, aumentando sempre progressivamente la qualità ed il tempo di preparazione. Quindi partiremo subito, come avrete già capito dal titolo, con il panino con l'hamburger da 3 minuti. Essenzialmente ci servirà un hamburger semplice già fatto dal macellaio. Quindi mettiamo per prima cosa un bel timer. Facciamo partire un timer, così vedremo se ce la facciamo in 3 minuti. Quindi 1, 2 e... 3. Lo appoggio qui. Io vado. Ovviamente farò dei tagli, però più o meno è tutto nella stessa lunghezza. Quindi mettiamo il nostro hamburgerino. Aggiungiamo un pizzico di sale. Lo giriamo. Aggiungiamo un pizzico di sale anche dall'altro lato. Apriamo la nostra fagnatella. Sono quelle più sfigate che ci sono. Giusto una grigliatina. Il pane è già pronto praticamente, sì, eccolo qua, tostato abbastanza. Ci mettiamo velocemente sulla base una spruzzata di maionese, una spruzzata di ketchup. Giriamo l'ultima volta il nostro hamburger, schiattiamo sopra una bella sottiletta. Quanto manca? Ancora 43 secondi. Quindi siamo stati abbastanza veloci, ce la facciamo. E ci avevamo pure il tempo di fare qualche altra cosa. Quanto sta? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ok. Ed eccolo pronto, dai, credo che sia venuto bene, anche troppo al sangue. Proviamolo, scappa via perché... Media cottura. Buono, un buon panino semplice, anche meglio di quello di McDonald's. Adesso mangio un attimo questo e poi iniziamo quello da 30 minuti. Ebbene, adesso iniziamo a preparare il nostro panino da 30 minuti. Non è molto tempo, però comunque ne abbiamo abbastanza per farci a mano con della carne macinata fresca un nostro hamburgerozzo. Dopodiché stesso qui sopra ci grattiamo un po' di pepe, un pizzico di sale e mischiamo a mano. Possiamo impastare con le nostre manine. Schiacciamo tra le mani così per dargli la forma. Tac! Ed eccolo pronto. Ce lo mettiamo da parte. Poi ci prepareremo stesso noi. Adesso abbiamo preparato l'hamburger, prepareremo noi stessi un contorno. Tac! Prendiamo una cipolla, la tagliamo a metà, la puliamo e la tagliamo a fettine. Vabbè, la tagliamo con questo coltello, anche se ci vorrebbe un... Fettine sottili, guardate, di questa dimensione, un millimetro di spessore, vedete? Quindi le separiamo un po' con le dita, così in modo che ogni costa sia separata dalle altre, e semplicemente le andiamo a friggere, tanto ci abbiamo tempo. Oppa! Dai! A questo punto, quando si saranno ben dorate, possiamo toglierle. Possiamo iniziare per prima cosa ad arrostire, a croccantizzare un po' di pancetta. Quindi ci mettiamo 2, 3, vai, 3, abbondiamus, 3 fettine di pancetta. Una volta ben croccantizzata, guardate quanto olio, quanto bel grasso che lascia. L'appoggiamo comunque su una carta assorbente in modo che vada a perdere l'ultimo grasso che ha. In questo stesso olio ancora fumante ci appoggiamo il nostro panino. Puff! E anche l'hamburgerino. In questo modo si insaporiranno con il grasso sciolto della pancetta. Bello tostato. Quindi lo possiamo mettere da parte. Mettiamo più centrale l'hamburger, spostiamo l'hamburger qui al centro, lasciamo cuocere un altro pochino. Quindi ci possiamo iniziare a preparare la base. Una spruzzata di maionese, una di ketchup e un poco di senape, mostarda, come preferite. Tagliamo un cetriolino, un sottaceto, come lo volete chiamare, a rondelline fine fine, a chi piace, a chi no, a me piace, e lo disponiamo un po' sulla base così.
Prendiamo qualche fogliolina di insalata, eh? Questo è bello, questo pezzettino. Tac, un po' di insalatina mista. Il nostro hamburger è bello, quasi pronto. Lo giriamo un'ultima volta. Ci adagiamo le nostre rotelline di pancetta. Qualche fettina di provolone. E lasciamo un altro minutino. Ok, a questo punto lo alziamo, lo mettiamo sul nostro pane, un pochino della nostra cipolla, nostra cipolla fritta, e oppla! Ed eccolo qui. Oh, oh, ed eccolo pronto. Diciamo, lo taglio a metà per vedere com'è anche all'interno. Guarda qua, va. Guarda che bellezza, come è stratificato bene. Guarda che bella stratificazione. Le cipolle, il formaggio, la pancetta, la carne, l'insalata. Fa venire fame, eh. Veramente buonissimo. Questo sapore affumicato delle cipolle si sposa benissimo con la pancetta e il provolone. Veramente buono. Provate a rifarlo, tanto sono 30 minuti che ci vuole. Adesso inizio a preparare l'altro, aspettate che finisco, quello da 3 ore. Adesso, per preparare il panino da 3 ore, inizieremo dal pane, dalla pagnotta. Quindi ho pesato all'interno di questo recipiente 150 g di farina 00 più 50 g di farina di mais, alla quale andremo ad aggiungere circa 80 g di burro fuso. Ci vorrà poi un pizzico di sale. E a questo stesso impasto andremo ad aggiungere circa 150 ml di latte, all'interno del quale ho sciolto 9 g di lievito di birra per iniziare ad attivarlo. Vedete, già si sta attivando, sta facendo queste bollicine. Ok, e lo versiamo. Tac. Quando si sarà così ben indurita, possiamo toglierla e iniziare a lavorarla con le mani. Non è adesiva, si stacca facilmente. Una bella pagnotta. A questo punto la facciamo lievitare. Vediamo questa forma così, vedete? Dal basso portiamo al centro e vediamo questa forma rotondeggiante. E la schiattiamo a lievitare. Dovrà lievitare all'incirca un'ora e mezza. Quindi ci rivediamo tra un'ora e mezza quando sarà pronta. Nel frattempo che l'impasto del pane lievita, della pagnotta, noi cosa facciamo? Ci andiamo a preparare la carne. Anche se la prepariamo un paio di ore prima, va bene, perché in questo modo assorbirà meglio tutti i sapori degli aromi che andremo ad aggiungerci. Quindi cosa facciamo? Andiamo a tritare finemente un pochino di prezzemolo, una fogliolina di salvia allo stesso modo del prezzemolo ed un mezzo spicchietto d'aglio. Prendiamo la nostra carne e ci versiamo dentro gli aromi che abbiamo tritato. A questi andremo ad aggiungere un po' di pepe, un pizzico di sale, anche un pizzichino di zucchero e un po' di ketchup stesso all'interno dell'impasto. Ora possiamo mescolare il tutto. Lo copriamo con una bella carta trasparente, una bella pellicola trasparente, e lo lasciamo a riposare in frigo. Quando saremo pronti per cucinarlo, lo prepariamo. In questo modo tutti gli aromi si libereranno ancora di più. E passata all'incirca un'ora e mezza, la nostra massa per il pane avrà all'incirca raddoppiato la sua massa, forse anche un po' di più. A questo punto la spezziamo a metà, perché ci escono ben bene due panini. E lasciamo così all'incirca un'altra mezz'oretta, riusciranno più o meno a raddoppiare quasi ancora una volta il loro volume. Li rimettiamo all'interno del forno. Mentre aspettiamo che finisce di lievitare, ci andiamo a preparare il ketchup fatto in casa. Un ketchup, una salsa fatta in casa, comunque simile al ketchup. Che partiamo con 3 cucchiai di aceto, non dovrà essere molta, è giusto per fare un paio di panini, 2-3 panini. 3 cucchiai di aceto. Poi dall'altra lato sto facendo i peperoni.
come contorno. Comunque all'interno di questo aceto ci andiamo a versare un cucchiaino di miele. Adesso perché fa freddo e bello denso, comunque ci aggiungiamo un cucchiaino di miele. Scendi. Eccolo qui. Pizzico di sale. Facciamo sciogliere il tutto, vediamo che si sciolga per bene. Ok, una volta che si sarà sciolto, vedete, una volta che si sarà più o meno sciolto avrà raggiunto questo colore dorato, che tutto il miele sarà sciolto e anche lo zucchero, ci andiamo ad aggiungere uno, due e tre cucchiai di salsa. Prendiamo dell'aglio in polvere. E anche questo lo aggiungiamo come della quantità all'incirca di un mezzo cucchiaino. Del pepe fresco macinato. Per finire un po' di paprika dolce. E lo lasciamo cuocere a fiamma media per 10-15 minuti, perché comunque è poca la quantità. Dovrà addensarsi ben bene, dovrà diventare bello denso proprio come una salsa, una crema ben densa. Ok. Ogni tanto lo mescoliamo logicamente per evitare che si attacchi, che si bruci. Ok, è passata quest'altra mezz'oretta. Guardate come sono cresciute bellini queste pagnottelle. Adesso finiranno di cuocere durante la cottura. Comunque qua ho terminato anche il ketchup fatto in casa. Guardate che bello. Vedete come si è ridotto bello? Come si è ridotto ben bene? Adesso i panini, prima di metterli in forno, prendiamo un ovetto e lo spennelliamo sopra così ben bene. Perfetto, li buttiamo in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Ui, ce l'abbiamo fatta, manca una mezz'oretta. Comunque i panini sono pronti, guardate come sono venuti belli. Sembrano delle sfogliatelle, cioè che per chi non è di Napoli non lo sa, sono delle vere sfogliatelle frolla, una sfogliatella frolla, non una riccia. Belle, eh? Poi vi faccio vedere adesso che li preparo. Comunque adesso ci facciamo a mano un hamburgerino. E comunque eccolo qui. È tutto speziato, abbiamo visto prima tutte le spezie che ci abbiamo messo all'interno. Vedete com'è bello, ancora si vedono i pezzettini di erbette, l'aglio e tutto. Ok, puff. Però prima andiamo a preparare cosa? Allora questa volta, siccome dobbiamo fare un panino più, ci abbiamo messo tre ore per farlo, dobbiamo fare un panino di maggiore qualità. Invece della pancetta ci metteremo della porchetta. Quindi mettiamo a grigliare un paio di fette di porchetta. Mentre la porchetta si croccantizza, che facciamo? Ci andiamo a preparare il formaggio da mettere sopra. Questa volta io sopra ci vado a mettere un bellissimo fior di latte di Agerola, quindi un formaggio di qualità, un latticino di qualità. Ah. Possiamo iniziare a schiattare il nostro hamburgerozzo, che essendo bello doppio dovrà cuocere un poco di più. Oh, guarda che bello! Io ci metto poi un bel pomodoro, questo cuore di bue, come lo chiamano, qua si chiama pummarola di sorriente. Quindi tipo uno di questi. Ci tagliamo un paio di fettine, direi la prima no, la prendiamo altre due. Ben sottili. Iniziamo a comporre il panino. Mettiamo questo nostro ketchup, questa salsa che abbiamo fatto in casa abbondantemente. Ma che bello, guarda. Logicamente c'è un po' di insalata fresca perché ci vuole la frescura alla base. E le fette di pummarola. E uno. E due. Ok, una volta girato l'hamburger. Ok, una volta girato l'hamburger, ci appoggiamo sopra le nostre fettine di porchetta. Ah, guardate che belle. Il nostro fettone di fior di latte, ancora sgocciolante latte. Ah. Pronto? Lo appoggiamo sui nostri pomodori. Il fior di latte non si deve sciogliere, deve rimanere così tiepido, deve fare quel contrasto caldo-freddo, che è davvero ottimo. E per concludere, una forchettata dei nostri peperoni. Peperoni fatti in padella. Io gli mettiamo il cappiello ed è pronto. Guarda che bello! Oh mio Dio! Ah. Allora, questo è il panino da tre ore. Bello.
Allora, proviamo a tagliarlo così vediamo com'è nel mezzo. Eccolo qui. Guarda che bello. Il profumo è esagerato. Già questo pane c'ha un profumo bellissimo. Proverò a dare un morso se riesco. Guarda come sgocciola. Buonissimo. Qui è forse un po' scomodo da mangiare perché è gigante ed enorme, ma è buonissimo. Sono fiero di questo panino. Visto che effettivamente con questa quarantena non c'avete molto da fare, state a casa così, provate a fare qualcuno di questi panini. Mi mandate poi le foto su Instagram e io le ripubblico, taggatemi su Instagram, fate le stories, mi taggate e io le ripubblico. Allora raga, vedete, si è fatta tutta una munnezza esagerata praticamente qua dietro. Comunque abbiamo concluso, avete visto come sono belli questi panini, dal più semplice in 3 minuti fino a quello a 3 ore, però quello a 3 ore è buonissimo, proprio un panino gourmet. Voi vi ho detto, riprovate a farli, fatemi sapere nei commenti quale altra ricetta, quale altra cosa particolare vorreste che vi vada a riproporre, vada a ricreare. Come sempre non dimenticate di lasciare tanti mi piace al video e noi ci rivediamo venerdì con il solito video horror.